per costituire da tutte le parti, da ogni continente e da tante diverse situazioni umane e sociali. Con questo atteggiamento fondamentale di ascolto abbiamo cercato di leggere la realtà, di cogliere i segni di questi nostri tempi. Un discernimento comunitario fatto alla luce della parola di Dio e dello Spirito Santo. Questo è uno dei doni più belli che il Signore fa alla Chiesa Cattolica, cioè quello di raccogliere voci e volti dalle realtà più varie e così poter tentare un'interpretazione che tenga conto della ricchezza e della complessità dei fenomeni sempre alla luce del Vangelo. Così in questi giorni ci siamo confrontati su come camminare insieme attraverso tante sfide, quali il mondo digitale, il fenomeno delle migrazioni, il senso del corpo e della sessualità, il dramma delle guerre e della violenza. I frutti di questo lavoro stanno già fermentando, come fa il succo dell'uva nei botti dopo la vendemmia. Il Sinodo dei Giovani è stato una buona vendemmia che promette del buon vino, ma vorrei dire che il primo frutto di questa assemblea sinodale dovrebbe